Braca al Muto al Castello Chiaramonte in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stato presentato lo stesso giorno della pubblicazione in tutte le librerie Mondadori e nelle migliori librerie d'Italia per Bonfirraro Editore. Il romanzo Solo una vita di Mariuccia Lamanna ha moderato il giornalista Gero Micichè e sono intervenuti oltre l'autrice l'editore Salvo Bonfirraro e Angela Giancani, presidentessa della sezione FIDAPA di Braca al Muto. Il pomeriggio è stato inoltre allietato dai brani musicali eseguiti da Salvatore Macaluso e dalle letture di Maria Moulet. Le interviste di Irene Milisenda. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Mariuccia Lamanna presenta il suo primo romanzo, Solo una vita. Sì, siamo qui oggi al Castello di Braca al Muto in occasione di questa giornata particolare, ovvero la giornata mondiale della violenza sulle donne. È una giornata appropriata in quanto il tema del libro racconta appunto la storia di un adolescente che brucia il suo percorso di vita con un'unione scomoda, quella con Paolo. Si renderà molto tardi conto che in realtà questa unione è stata un'unione molto scomoda, perché l'uomo che ama, l'uomo che è accanto, si trasformerà in quello che sarà il suo terribile aguzzino. In questa giornata, in occasione della giornata per la violenza sulle donne, presentiamo questo libro di Mariuccia anche per dare un contributo come casa editrice e soprattutto perché abbiamo creduto in questo libro come messaggio per quanto riguarda la violenza sulle donne. È un libro, questo di Mariuccia, che vuole essere di esempio non solo alle donne ma anche agli uomini, perché il messaggio che lancia Mariuccia attraverso questa pubblicazione è un messaggio sia per le donne che per gli uomini. È chiaro che per poter approfondire meglio il messaggio che Mariuccia lancia bisogna leggere il libro, perché altrimenti non riusciamo a cogliere l'essenza di quello che è il messaggio. Un messaggio molto forte, un messaggio molto diretto sia agli uomini che alle donne, ma un messaggio che deve essere colto soprattutto da chi insegna a diventare uomini e donne, soprattutto agli insegnanti, perché per poter diventare uomini e donne ed avere un equilibrio nella società bisogna farlo attraverso la scuola e quindi attraverso i banchi della scuola. Noi come FIDAPA, io sono la presidente, come FIDAPA non potevamo mancare a questa giornata particolare, appunto perché la nostra associazione è un'associazione di donne. Mariuccia mi ha contattato dicendo che voleva presentare questo libro, un po' mi ha illustrato di che cosa parlasse e l'ho accolta, diciamo, volentieri, perché è un libro che tratta appunto della violenza sulle donne, questa ragazza maltrattata dall'uomo che amava tanto. Questa sera mi hanno dato l'onere e l'onore anche di fare il moderatore di questa serata, di moderare questo libro che ha un valore letterario, ma questa presentazione ha un doppio valore, perché il valore è sicuramente intanto attribuibile all'ottima prima prova di Mariuccia Lamanna, sulla quale vale la pena spendere due parole, perché è una giovane scrittrice agli esordi, è il primo romanzo che pubblica, si è imbarcata in una prova difficile che era quella di raccontare la condizione di una donna vessata, oggetto di violenza da parte del proprio uomo, un tema che non è nuovo e che per questo era difficile, perché è stato affrontato senza banalità e con molto trasporto emotivo, con estrema, diciamo, senza scadere in quello che è il patetico fondamentalmente, e che invece riesce a tenere una forma letteraria. Ecco, quindi intanto sono contento di presentare questo romanzo per questo. Lo presentiamo poi in una giornata ovviamente molto significativa, che è quella della giornata contro la violenza sulle donne, che è un tema tragicamente attuale, tragicamente all'ordine del giorno nelle cronache locali e nazionali, e con il quale bisogna fare i conti ancora nel 2016. Nonostante tutta l'evoluzione di cui possiamo vantarci, ancora è un problema che non
non abbiamo superato come esseri umani. Ecco perché stasera le tematiche affrontate sono tante, sono quella della violenza, sono quella della gelosia, sono quella della condizione della donna sia in Italia sia in Sicilia, dove ancora, come in molte zone, non solo del meridione, ma molte zone arretrate dell'Italia in generale, presumo anche fuori dall'Italia, però parliamo del nostro paese, ancora queste discriminazioni sono non da poco. Pensiamo che c'è stato il bisogno di mettere delle quote rosa in Parlamento, nelle aziende, insomma c'è ancora tanto da fare e tanto da dire sulla condizione di quello che da un lato viene ancora considerato a giusta ragione il sesso debole. Quindi insomma possiamo invitare i nostri telespettatori intanto a acquistare questo romanzo, perché costituisce un documento importante dal punto di vista letterario e anche dal punto di vista sociale, e sicuramente speriamo che questa presentazione, che è una goccia d'acqua nell'oceano di questa grande giornata, possa comunque lasciare una traccia e un significato nell'ambito del messaggio da lanciare contro la violenza sulle donne.